Benvenuti alla presentazione del volume numero 10, edizione 2022 dell'Enciclopedia d'Arte Italiana. Questo evento verrà trasmesso in contemporanea su tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn, coinvolgendo un pubblico selezionato di alcune migliaia di persone. Passo ora la parola al dottor Giorgio Ramella per un breve intervento di benvenuto agli artisti, collezionisti e appassionati d'arte che ci stanno seguendo. Grazie Valentina. Ora, questa presentazione ha sicuramente delle caratteristiche particolari per vari motivi. Prima di tutto perché è la prima volta che presentiamo il volume non presso un'istituzione storica importante in un museo, ma presso la location dell'Enciclopedia d'Arte Italiana. Questo è dovuto ovviamente a una serie di motivi che hanno cambiato il nostro modo di agire e di comportarci. In effetti questo è il volume numero 10. In questi 10 anni però sono cambiate veramente tante cose. Forse qualcuno può dire che 10 anni sono pochi, certo, se li confrontiamo con l'eternità sono nulla. Ma per noi che abbiamo lavorato per portare a termine, non a termine, ma a questa tappa, perché per noi ovviamente questa è una tappa importante, ma che non deve essere la fine, ma deve essere un punto di partenza per altri, ci auguriamo, tanti anni di lavoro con l'enciclopedia e di volumi. Questo motivo è dovuto al fatto che già 10 anni fa i social non avevano l'importanza che hanno adesso. A questo si aggiunge anche la tecnologia che in questi anni è cambiata tantissimo. Ormai l'evoluzione tecnologica è rapidissima. Quello che fino a un po' di anni fa si faceva in 10 anni adesso si fa in 2. Per cui bisogna seguire queste evoluzioni e cercare di poter utilizzare al meglio quello che la tecnologia ci offre. In questo caso perdiamo il contatto fisico, diciamo, con il pubblico, perché quando presentavamo il volume presso un'istituzione il pubblico affluiva un po' da tutta Italia. Ora in questo modo noi abbiamo la possibilità di poter diffondere tramite i canali social questo video in tutto il mondo. Questo è sicuramente una cosa positiva. Perdiamo il contatto umano, però allarghiamo il nostro audience a livello internazionale e mondiale. Ora non mi voglio dilungare più di tanto perché già ho esagerato adesso, ma quello che voglio dire per quanto riguarda questo volume, che ripeto è sicuramente una tappa importante per noi, che ci ha visto fare delle modifiche importanti in questi 10 anni. Abbiamo inserito la traduzione inglese e quest'anno poi siamo stati inseriti da Wikipedia inglese come istituzione e anche da Getty Vocabulary ha seguito la stessa indicazione. Cioè quello che noi abbiamo sempre cercato di fare, che è quello di istituzionalizzare l'Enciclopedia d'Arte Italiana, quest'anno, o per meglio dire l'anno scorso, ha avuto uno sviluppo e un incremento molto notevole. Lascerò poi il discorso più approfondito dal punto di vista tecnico al professor Alberto Moioli, che ovviamente ringrazio per il suo lavoro che ha permesso di arrivare ai famosi 10 anni, al decennale, anche se per la verità, diciamo tutta la verità questa volta, questo sarebbe l'11° anno, perché l'anno scorso, causa Covid, non abbiamo stampato il volume, ma l'abbiamo fatto soltanto virtuale. Per cui abbiamo fatto un volume 9 bis, proprio perché ci tenevamo ad avere un volume stampato il numero 10. Bene, svelato anche questo piccolo inghippo, chiamiamolo, passerò la parola al professor Alberto Moioli che ci parlerà tecnicamente dell'impostazione del volume. Grazie a tutti.
Ringraziamo il dottor Giorgio Ramella per il suo intervento e passo la parola al professor Alberto Moioli che ci illustrerà le peculiarità del volume. Grazie, grazie Valentina, grazie al dottor Ramella, grazie a chi mi ha consentito di fare questa esperienza meravigliosa, perché 10 anni sono un lasso di tempo molto importante, come il dottor Ramella ha evidenziato, perché siamo passati attraverso dei cambiamenti sostanziali da un punto di vista tecnico e contenutistico, perché indubbiamente, mi riaggancio proprio alle parole del dottor Ramella, questo periodo di pandemia ha condizionato tutto, dalle nostre presentazioni online all'espressività, alla creatività degli stessi artisti, molti dei quali sono rimasti bloccati anche da un punto di vista proprio della creazione dell'opera. Altri invece hanno approfittato per cambiare un linguaggio o per ampliare ancora di più un aspetto legato all'espressività e alla contemporaneità. E quindi l'Enciclopedia d'Arte Italiana è un progetto meraviglioso, ampissimo, perché non si ferma solamente al volume stampato, ma anche all'appoggio di un portale internet davvero primo in tutti i motori di ricerca del mondo, e quindi è uno strumento internazionale che arriva ovunque, molto importante per gli artisti, per gli appassionati, per chi segue anche questo tipo di artisti. E quindi è un progetto, quello dell'enciclopedia, davvero a 360 gradi. Oggi arriviamo a presentare il decimo volume stampato dell'enciclopedia. È sicuramente un traguardo ambizioso che secondo me dimostra una professionalità molto importante, ed è proprio su questo che vorrei mettere un attimo l'accento, perché anche personalmente desidero ringraziare chi ha creduto in me sin dal principio, che ci sono praticamente dall'inizio, ma anche a tutti i collaboratori, allo staff che ruota attorno all'enciclopedia, a Pamela Mineo, a chi segue la grafica, a chi segue ogni minimo particolare di questo volume stampato, che questo è solamente l'atto finale, quello bello. In realtà dietro c'è uno staff al quale io personalmente devo dire grazie, perché quotidianamente, insieme al dottor Ramella, contribuisce a creare un oggetto che non è solo un oggetto, ma è un qualche cosa che davvero viene collezionato anche in certi musei. Ricordiamo che vengono richiesti e acquistati anche da Monaco, dalla biblioteca più importante di Monaco, saranno negli Stati Uniti, insomma la storia di questo volume continua a crescere, quindi il mio ringraziamento va a tutto lo staff dell'enciclopedia che mi supporta, ma soprattutto probabilmente mi sopporta, quindi grazie a tutti. Il volume di quest'anno, come è sempre stata nella storia dell'enciclopedia, ricalca quelli che sono i parametri base degli altri anni, ma tutte le volte facendo un piccolo passo in più. E quindi, come diceva il dottor Ramella, abbiamo ampliato recentemente, 2 anni fa, con l'ingresso dell'inglese, abbiamo ripetuto, abbiamo mantenuto questo ampio servizio dedicato ogni anno all'artista dell'anno, e come ogni anno abbiamo scelto, non senza difficoltà, perché le opportunità erano tantissime, una copertina simbolica molto importante. Copertine dell'enciclopedia che sono state, lo dico perché hanno un valore davvero straordinario, nella copertina dell'enciclopedia sono passati Modigliani, Boccioni, è passato Secan, Fiume, Brindisi, Giù Pomodoro, insomma una copertina molto importante che quest'anno abbiamo deciso di dedicare a uno dei grandi protagonisti del Novecento, recentemente purtroppo scomparso, che è Paolo Salvati. Paolo Salvati è un artista straordinario del quale sicuramente sentiremo per molto tempo ancora parlare, perché deve essere ancor più studiato e raccontato. E raccontare l'arte, come spesso racconto, significa educare alla bellezza. Ecco, è proprio da qui che vorrei partire per raccontarvi questa piccola avventura. Paolo Salvati rappresenta la poesia, rappresenta l'arte, rappresenta la bellezza, e noi ce l'abbiamo in copertina, ed è un passaggio sicuramente determinante, uno stile che secondo me contraddistingue tutta la linea dell'Enciclopedia d'Arte Italiana, che è particolarmente coerente anche in questa scelta. Accanto a Paolo Salvati, dicevo prima dell'ampio servizio dedicato all'artista dell'anno. L'artista dell'anno è ampiamente conosciuto nell'ambiente dell'enciclopedia, ma non solo, è dedicato a Drago Cerchiari. Un personaggio straordinario con una storia incredibile, molto lunga, una storia che parla molte lingue, perché lui ha avuto studi dove ha lavorato per lungo tempo, sia in Italia, sulle bellissime spiagge di Pula,
Santa Margherita di Pulo in Sardegna, ma anche a Princeton negli Stati Uniti, a Città del Messico, è stato a Losanna in Svizzera, insomma, la sua presenza anche fisica, non solo artistica, espressiva e creativa, è davvero internazionale sotto tutti i punti di vista. Quindi è con particolare piacere e orgoglio che ho voluto raccontarvi di Paolo Salvati in copertina e di Draco Cerchiari come artista dell'anno. Professor Moioli, posso chiederle se c'è qualche novità nel breve periodo sul futuro di questa Enciclopedia d'Arte Italiana? L'Enciclopedia d'Arte Italiana storicamente innova tutti gli anni per crescere. Innovazione uguale crescita, ossia tutti gli anni cerchiamo di migliorare, di offrire qualche cosa in più. La novità più imminente, quella che purtroppo non ha potuto avverarsi in questi giorni causa pandemia, perché l'istituzione è chiusa, è il fatto che siamo stati invitati negli Stati Uniti, proprio grazie anche a quello che ha raccontato il dottor Ramella, il fatto che siamo stati inseriti come istituzione all'interno del Getty Vocabulary, e in quanto istituzione siamo stati invitati nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America a Washington. E quindi la presentazione ufficiale di quest'anno avverrà in questa istituzione assolutamente importante e di prim'ordine. Credo che sia, anzi sicuramente lo è, un premio meraviglioso sia per gli artisti che hanno sempre creduto in noi, sia per lo staff dell'enciclopedia che ha lavorato senza nessuna interruzione. Quindi questo secondo me è una delle prossime novità che daremo ampio spazio appena avremo l'ufficialità. Ringraziamo il gentile pubblico per averci seguito e diamo appuntamento al prossimo evento dell'Enciclopedia d'Arte Italiana.